Rieccoci, ben ritrovati. Come promesso, c'è un ospite in collegamento Skype che è Giovanni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, che intanto saluto, ringrazio, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, ci sono 14.630 precari pugliesi nella scuola, dice lei tramite un comunicato. C'è modo di sistemarli? Beh, sicuramente sì, c'è un modo molto semplice, riprendere a fare investimenti nella scuola. Quello che tutti ci chiedono, a cominciare dai genitori, è una continuità didattica che da diversi anni si è persa. Di questo naturalmente pagano le spese soprattutto gli alunni diversamente abili che ogni anno sono costretti a cambiare docente. Quindi noi abbiamo fatto un calcolo a livello nazionale, poi l'abbiamo anche tradotto sulla nostra regione, che basterebbero, perché la spiego in breve, insomma, quest'anno sono stati nominati, come diceva lei, 14.000, quasi 15.000 tra docenti ATA precari. Quindi di questi 15.000, 12.000 sono nominati, hanno una supplenza fino al 30 giugno. Cosa succede il 1º luglio di ogni anno? Che dal 1º luglio al 31 di agosto l'INPS paga la NASPI, l'indennità di disoccupazione. Dal nostro studio, la differenza che rinviene tra il pagamento della NASPI e il pagamento di uno stipendio, perché gli altri supplenti, quelli che sono nominati fino al 31 agosto, comunque ricevono lo stipendio anche in luglio-agosto, la differenza è di 715 euro. Quindi, facendo veramente dei calcoli molto semplici, moltiplicandoli per tutti i precari, abbiamo quella spesa che è di 9 milioni di euro, che non è una cifra grande, giusto soltanto così per darvi un'idea. In periodi di pandemia sono stati investiti nella nostra regione 152 milioni di euro per il cosiddetto organico aggiuntivo Covid. Quindi, se lo rapportiamo, siamo a un quindicesimo di spesa, una cifra veramente irrisoria che oltretutto darebbe stabilità al sistema, darebbe un futuro alle persone, perché potrebbero cominciare a fare progetti, una stabilità alle famiglie, una stabilità lavorativa. Ecco, questi soldi per poterli, diciamo così, stabilizzare ci sono, esistono? Secondo noi esistono, perché lo dicevo prima, basterebbe un piccolo sforzo, se si pensa che, ripeto, per l'organico aggiuntivo sono stati stanziati in periodo di pandemia queste risorse. È una cifra veramente irrisoria. Soltanto la regione dispone di 40 milioni di euro per attivare dei progetti. Sono stati stanziati col PNRR altri 300-400 mila euro per ciascuna scuola, mediamente. Quindi, insomma, diciamo che i soldi si vanno a finanziare laddove non servono, perché le scuole sono piene di, non sanno più che fare con le lavagne digitali, non sanno più che fare con le tante mascherine che sono arrivate. Quindi si tratta di rivisitare un pochettino quella che è la spesa, mettere in agenda anche l'istruzione di questo paese, che ormai è diventata, lo diciamo sempre, il fanalino di coda, e andare avanti. Ci auguriamo che, insomma, ecco, oggi sia siglato l'accordo per il rinnovo del contratto della scuola, e quindi diciamo che questo governo sta partendo con il piede giusto. Ecco, rinnovo contratto per la scuola. Che cosa vorrebbe che non mancasse all'interno di questo contratto perché la scuola possa continuare ad essere un presidio culturale, diciamo così, di rilievo per il sistema Italia? Guardi, la scuola, noi siamo abituati sempre a rapportare gli stipendi della scuola italiana con gli stipendi degli altri paesi europei, e ci ritroviamo sempre tra gli ultimi posti. Ecco, io direi che non è neanche un fatto di classifica, quanto il fatto che la nostra scuola è
la migliore d'Europa. Noi abbiamo degli insegnanti eccellenti, noi abbiamo un personale scolastico e un sistema scolastico inimitabile, per cui io sono stato all'estero, ho visto come funzionano le scuole e insomma non stanno messi molto, molto meglio rispetto a noi. Ecco. E abbiamo, ripeto, un corpo docente veramente fantastico. Quindi oggi noi ci aspettiamo che ormai è sui social, quindi le dichiarazioni che sono state fatte dal ministro vanno nella direzione di incrementare le risorse per quanto riguarda il rinnovo contrattuale, e quello che insomma ci fa ben sperare che entro dicembre tutti i lavoratori della scuola, se viene siglato oggi alle 14 questo accordo, perché è un preaccordo, in quanto poi le trattative proseguiranno nei prossimi giorni, si avranno anche gli arretrati entro dicembre. Parliamo di poco più di 100 euro mensili per i docenti e 87 euro di media per quanto riguarda gli ATA. Ecco, Ma stiamo parlando di cifre grosse. in questo rinnovo contrattuale potrebbero essere inserite quelle finanze di cui parlavamo prima, ossia per stabilizzare i precari, o sono due cose separate? No, sono due cose separate, perché per quello ci vorrebbe un provvedimento legislativo, quindi un decreto, una legge. E siccome insomma tra un po', o meglio, si sta già cominciando a parlare di legge di bilancio, ecco, quale occasione migliore? Questi dati noi li abbiamo presentati anche al primo incontro al ministro dell'istruzione e quindi diciamo non abbiamo fatto tanta politica, siamo andati sul pragmatico.